utenti di Assist Sportiva, appassionati di calcio, ben trovati dal Monterisi, dove è appena terminato il big match della giornata tra l'Audace e il San Marco, terminato 0-0. Siamo in compagnia del mister dell'Audace, Massimo Gallo. Mister, devono essere i 90 minuti della verità, è terminata con un pareggio, una gara tiratissima che comunque il Cerignola ha sfiorato più volte di vincere. Sì, diciamo che ai punti avremmo potuto vincere, però in realtà è finito 0-0. Niente, abbiamo avuto un approccio alla partita che sinceramente non tanto mi è piaciuto, eravamo molto lenti nel giro palla, nel muovere la palla, e questo è una cosa negativa per noi, perché noi abbiamo degli elementi molto veloci. Se non facciamo girare palla velocemente, fare l'uno contro uno, le squadre si chiudono e diventa più difficile per noi creare azioni da gol. Questo invece è successo subito dopo l'espulsione, siamo stati molto più veloci a girare la palla, eravamo nonostante tutto in 10, però diciamo, alla fine abbiamo creato diverse occasioni, non siamo riusciti a sbloccarla, però dobbiamo anche dire che dall'altra parte abbiamo trovato un portiere che lo conoscevamo e che era veramente è stato veramente grande a parare delle situazioni che sarebbero state sinceramente dei gol. Dopo 11 vittorie consecutive e il secondo 0-0 dopo l'ultimo con l'appunto di Stornarella, oggi è mancato un po' di lucidità sotto porta. Ma lucidità, ho detto, quelle palle che abbiamo create abbiamo trovato il portiere, bravo a intervenire, quelle 3-4 occasioni che abbiamo creato, limpide, è stato bravissimo il portiere. Purtroppo diciamo questo è il calcio pure, che purtroppo oggi era la giornata che la palla non voleva entrare, in effetti non è entrata. Ha cambiato più moduli, è partito con un 4-4-2 che diventava all'occorrenza 4-2-4, 4-2-3-1, per oggi la palla non voleva entrare, poi nonostante anche l'inferiorità numerica ha tenuto sempre a Uccello anche in campo, una Audace che voleva vincerla questa partita. Sì, ma in effetti poi nel momento in cui ho pensato di giocare anche a tre, perché loro sì, avevano degli uomini veloci, però in realtà si difendevano, quindi era inopportuno tenere degli uomini in più in difesa, e ho cercato di giocare a tre. Poi è stata l'espulsione di Grieco che ha scombussolato un po' la situazione, però ma non è il caso di Grieco. Poi abbiamo cercato in tutti i modi di spingere ancora di più e non ci siamo riusciti. Alla fine abbiamo pure avuto la grossa occasione con Di Pasquale, e lì è stato bravissimo il portiere a intervenire. Amoruso, ricordiamole, un under, una delle note positive oggi di questo match, tanta qualità e quantità. Sì, ma in effetti oggi io l'ho voluto a tutti i costi dentro in partita, perché ho visto che anche durante la settimana il ragazzo si era impegnato tantissimo e in effetti diciamo è la nota, se proprio dovessimo elogiare qualcuno, che comunque la squadra va tutta elogiata, ma su tutti Daniele è stato sicuramente uno dei migliori. Il San Marco continua a tenervi questo fiato sul collo, in caso di vittoria del recupero sono meno 3 punti, che cosa cambia in un certo senso questo pareggio per voi? Non cambia niente, perché noi l'obiettivo nostro è sempre quello di vincere tutte le partite. Noi dobbiamo solo pensare a noi, perché se noi pensiamo sempre al San Marco che vince, fa e dice, non interessa, dobbiamo solo pensare esclusivamente a ogni partita e cercare di vincerle tutte. Poi San Marco fa la strada sua. Per chiudere, prossimi impegni in trasferta contro il Tre Torri, una vittoria insomma importante per riprendere il cammino. Sì, naturalmente, perché poi teniamo pure la partita di Coppa Italia, il ritorno a Pezze, quindi sicuramente ci vuole la vittoria per dare la continuità ai risultati che finora sinceramente non ci possiamo lamentare. Ok, grazie mister. Siamo con Marcello Iannacone, allenatore e giocatore del San Marco. Mister, è arrivato un punto che sa di vittoria. Beh sì, venire a pareggiare a Cerignola contro la corazzata Cerignola è per noi un piacere. L'abbiamo studiata bene, preparata bene, ci siamo difesi con ordine e abbiamo preso un bel punto. Dopo la sconfitta dell'andata 4-1, la sconfitta in Coppa 2-0, oggi un San Marco è venuto qui a Cerignola dimostrando comunque di aver appunto studiato bene gli avversari e la partita.
Certo, diciamo che le due batoste prese in campionato e in coppa ci hanno fatto riflettere molto, ci hanno fatto organizzare e conoscere meglio i nostri avversari, per cui oggi l'abbiamo preparata diversamente, siamo venuti qui e abbiamo fatto una discreta gara, alla fine credo il pareggio sia stato sostanzialmente meritato. Forse un'unica pecca, quella poca lucidità soprattutto lì davanti, dopo anche l'inferiorità numerica, eravate un po' sempre dietro la linea della palla, forse potevate sfruttarla meglio quell'occasione. Sì, lì è mancato un po' di coraggio. Già il primo tempo avevamo fatto una buona ripartenza, una buona occasione da gol, fallita per poco da Guerriero. Il secondo tempo in superiorità abbiamo continuato il nostro gioco, ma potevamo sfruttare meglio le ripartenze. È mancato un po' di coraggio per andare a vincerla, però alla fine i ragazzi che erano in campo, trovarsi a Cerignola in uno stadio del genere con tanta gente per la prima volta, ce n'erano tanti che hanno iniziato a giocare da un annetto probabilmente, per cui va bene così. Avete concesso pochissimo all'Audace, soprattutto su due occasioni importanti solamente a Di Pasquale, avete dimostrato comunque di essere una bella squadra organizzata, comunque che partecipa a tutta la manovra. Secondo lei il migliore in campo di oggi? Beh, noi probabilmente non abbiamo mai un migliore in campo che spicca più degli altri, facciamo dell'organizzazione fase di non possesso soprattutto contro avversari del genere e fase di possesso in un certo modo. Credo che il gruppo sia stato il migliore in campo, grande compattezza tra i reparti, una fase di non possesso fatta veramente bene. I ragazzi del Cerignola, pur essendo degli ottimi palleggiatori, non hanno trovato moltissimi sbocchi, quindi credo che i reparti abbiano disputato una buona gara, non credo ci sia stato uno in particolare. In caso di vittoria nel recupero contro Minervino andate a meno 3 dall'Audace, ecco, come cambia la classifica questo pareggio? Non siamo abituati a fare conti, anche perché poi nel calcio tutte le volte che si fanno conti non ci si trova mai. Noi pensiamo a giovedì, viene il Pezza in Coppa, poi penseremo a domenica, viene il Molfetta, quando arriverà Minervino penseremo a Minervino. Sarebbe un errore gravissimo pensare che i tre punti potrebbero riaprire o chiudere. Noi facciamo il nostro percorso e pensiamo partita dopo partita, le prepariamo tutte come finali, del resto non possiamo fare altrimenti, e poi alla fine tiriamo le somme, dove arriviamo va bene. Nella prossima gara, per chiudere, incontrerete il Molfetta in casa, servirà comunque una vittoria per continuare a rincorrere, ecco, quanto è faticoso comunque inseguire dall'inizio del campionato. Certo, soprattutto se il ritmo è quello, però noi stiamo facendo al di sopra delle nostre aspettative, probabilmente avremo un calo, se lo avremo, però noi abbiamo una rosa di 24 ragazzi eccezionali che si allenano costantemente e con voglia di scrivere delle pagine importanti della nostra breve storia. Siamo nati il 2012, per cui io confido in loro, so che possiamo fare bene, non so se riusciremo a tenere ancora il passo del Cerignola, perché veramente io faccio i complimenti a Mister Gallo e alla sua squadra, che è di un altro livello, giocano benissimo in tutti i settori del campo, hanno grande padronanza di palleggio, sono veramente un'altra categoria, per cui non credo che continueremo a fare la lotta con loro, però noi siamo lì e ci divertiamo e scendiamo in campo e vediamo un po' fino alla fine che cosa succede. Ok, grazie mister e complimenti. Dal Monterisi è tutto, ricordiamo il finale Audace San Marco 0-0 per assist sportivo Fabio Trallo.